Un autografo? Sì, due, uno per me e uno per la mia amica. Come si chiama tua amica? Rachele. Allora, una per te e qui la facciamo, va bene, a Federica. Sì. Allora proviamo a strappare Pupo a, insomma, tutti gli aretini che lo vogliono salutare. Enzo, ci regali una battuta, ciao, intanto grazie della tua presenza per il calcet, insomma, stasera. Beh, credo che davvero ancora una volta la nostra città ha dimostrato di stare accanto al calcet, perché questa associazione ormai è diventata una parte fondamentale proprio della realtà aretina, e invidiata in tutta Italia, ormai famosa in tutta Italia, e devo dire che siamo felici che Arezzo ha risposto bene a questa, con questo pienone, a questa iniziativa di revival, che poi non è più neanche un revival, è un incontro, perché c'è il sapore del revival, ma del revival quello che guarda avanti, no? Non della nostalgia, in quanto proprio di un sapore diverso stasera, di grande energia, bello, molto bello. Tutti bravi, tutti noi compresi, Pupo compreso, gli vogliamo bene, lo amiamo Pupo, perché Pupo ci riserva queste sorprese. E noi abbiamo rimesso in piedi persone che non suonavano da tempo e che sono piene di entusiasmo. Carlo, allora questi quattro amici al bar, guarda che cosa hanno messo insieme. Hanno vinto, hanno fatto bingo, questi quattro amici veramente hanno trovato la giusta misura per un giusto pubblico, per un pubblico sempre generoso come quello aretino. Diciamo, la musica è quella che unisce, quella che il calcite, poche persone, tre volontari, tre, quattro, che praticamente non sono un musicista, io sono colui che ha sfruttato i musicisti per fare il regalo al calcite. Ma ringrazio altresì i veterani dello sport nella persona di Carlo Brandinidini, che si è tanto dato da fare. Allora, ci siamo nel dietro le quinte, avete corso veramente come matti, io vi ho visto. Eravamo organizzati anche bene, perché abbiamo il direttore di palco, poi si trovava i gruppi per non perdere tempo, che l'importante era il tempo, perché non bisognava uscire fuori dai tempi. Comunque meglio di così penso non poteva andare. Noi siamo soddisfattissimi perché ogni gruppo ha dato il meglio di se stesso. Questa è la Woodstock aretina, è fantastica davvero, questa serata è stata eccezionale, e la contentezza penso che ci scoppia proprio da tutti i pori, viene fuori. Grandi musicisti, bellissima musica, grandi emozioni, tanto sudore, ma le chitarre questa sera cantavano veramente con il cuore per il calcit. Arezzo ha risposto bene, Arezzo è una grande città, io lo dico continuamente, la città della musica, la città della solidarietà, perché ha belle persone e queste belle persone devono essere ascoltate, devono essere sempre nel nostro cuore e nel cuore di chi ci amministra. Si potrebbe anche dire che è l'evento di Arezzo per quest'anno, perché difficilmente si può ripetere, e ovviamente l'abbinamento con il calcit è un'altra cosa importante, così come il calcit è veramente un patrimonio della città, anche questo gruppo di musicisti tutti insieme questa sera hanno dimostrato che insieme si possono fare grandi cose. Io mi auguro che nel futuro loro possano essere veramente una energia nuova anche per la città di Arezzo.